Alexander Dugin, io adesso una frase molto interessante che mi ha detto, mi raccontava prima Reinaldo, è che tu sei stato forse il primo e quello che meglio ha capito quando è venuto qua Dugin che cos'è la quarta teoria politica. E quindi ecco, dicelo tu perché in realtà che cos'è la quarta teoria politica secondo te e, e la tua esperienza con Dugin? In, in due parole, com'è stato l'incontro con questo filosofo? Co cosa ne pensi tu di Dugin? Perché abbiamo sentito Reinaldo che ci parla del Dugin uomo, della loro amicizia. Mm. È una persona ormai. Reinaldo e Dugin sono legati da, un, da una collaborazione stretta. Magari eh, per te come lo vedi, Dugin? <ride> allora, uomo sulla, sulla, sulla um, uomo e filosofo, politico e tutto quanto, perché è una visione abbastanza organica anche del, dell'uomo. Ma sulla quarta teoria. La quarta teoria potremmo riassumerla così: è un metodo adogmatico di rifiuto di tutti quelli che sono i risultati della modernità sul piano in questo caso soprattutto filosofico e politico, o filosofico-politico appunto. E, e quindi il, il grande risultato della modernità è sicuramente sul piano delle dottrine politiche la, la, il, il pensiero liberale, ad esempio. E quindi la quarta teoria come, come alternativa, eh, ben inserita poi nel contesto eh, della postmodernità. E, e quindi il suo, suo scopo è prefigurare un Mundus Imaginalis che sia eh, tradizionale perché riprende una corrente di tradizionalisti e perennialisti eh, ma che sia eh, e che si fonda anche sulla filosofia di Heidegger per esempio toccando anche l'aspetto geopolitico con la concezione multipolare del mondo, riprende Karl Schmitt con i grandi spazi quindi e la vedo anche qui dal punto di vista ideologico un punto di arrivo e ripartenza di concetti che già erano stati gettati molto tempo prima, probabilmente dai dalla cultura di riferimento che poi ho avuto io come hanno avuto Reinaldo Ines eh, in questi anni e Dugin come lo vedo non ho ancora visto i video di Reinaldo quindi non so come lui l'abbia definito è sì. eh, esatto meglio però io l'ho visto subito io, quando l'ho incontrato ho pensato, un, ho pensato un po' a Platone cos'è che, che il filosofo era un pugile e quindi lui eh, mi ha dato l'idea del, del filosofo eh, pratico e in un certo senso armato. Avete detto la stessa cosa, non è che ci siete messi Perché abbiamo cosa. probabilmente <ride> letto gli stessi libri, c'è cioè un, un libro che si chiama Pensiero Armato e quindi, siccome, e, e, e quindi la prima cosa che io ho pensato conoscendo Dugin è quella e, De, ho avuto anche un esempio pratico della sua appunto, uh, vocazione all'essere un filosofo e uomo di pensiero, ma anche uomo di azione. E quindi e questa si è consolidata col tempo. Poi, questa... E infatti, qua io racconterei un episodio che prima citavano del Dugin, uomo pratico. Che ripara le automobili. Esatto, io, infatti mi riferivo proprio a questa e, que e questa è stata per me un'immagine che ha, mi ha aiutato a consolidare la mia idea che avevo già maturato su di lui. Eh, accompagniamo, siamo in macchina in, in quattro persone, oh, no, cinque persone, e ci stiamo recando al castello di Monteruzzo, dove, che è qui vicino a Castiglione Olona, dove si, sarebbe tenuta poi una conferenza co sul populismo. Eh, dopo, sì, assolutamente, eh, con Dugin, eh, e alla, eh, la macchina che ci sta portando a, a, in questo luogo ha un, un problema alla gomma che è forata e eh, l'autista scende ed è assolutamente impacciato sulla situazione, non, eh, non ha mai cambiato una gomma e probabilmente eh, no, non aveva idea di, di dove fosse il crick e le attrezzi per farlo. E Dugin scende dalla macchina e dice, eh, io non preoccupare, io ho fatto molte volte questo in Russia, quindi dà anche l'idea... <ride> e, e quindi scende, tira fuori il crick, si mette a mm, girare la, la manovella, mi chiede di aiutarlo e io riesco a smontare i bulloni e lui dice, ah ecco questa è la forza latina. <ride> <Sì>. <ride> Smontiamo la gomma e, e insieme a Daniele Bertello, che era un... No, che stava con, insomma, con noi in macchina, e quindi ho avuto questa immagine del filosofo che scende dalla macchina e non solo cambia la gomma, ma ti insegna come farlo. <ride> quindi è stata un'esperienza che non, non capita tutti i giorni, sicuramente. Questo è molto bello perché rende molto bene l'idea della persona, del personaggio, del, del Dugin. Uomo e, e uomo d'azione non solo di pensiero, ma anche dell'essere umano. Eh, mh, non di questi magari, a volte filosofi barbosi che stanno tutti nei libri ma non sono capaci di accendere una lampadina, come siamo a volte abituati. Ma... Anche perché viene dalla Russia e non è una persona che ha 22 anni, quindi. Ha anche vissuto la grande povertà della Russia, certo. secondo me, cioè, è uscito contesti anche difficili, quindi devi imparare a cavartela per sopravvivere nella Russia degli anni è, vero, è stato è un dissidente è ai sì. tempi dell'Unione dell Sovietica, uno che, che, che è passato attraverso, devi sapere stare al mondo. Eh, la, la cosa di cui parlavi il convegno sul populismo: questo è importante parlarne perché io ho scoperto stasera che tu sembra che sei stato. L'organizzatore, l'idiatore, uno degli organizzatori me, me lo spiegherai, non lo so, dietro a, questo, a questa lezione di Dugin sul populismo per, eh, per, per i giovani della Lega, giusto? Esatto. Eh, questo è interessante da dire perché mh, spesso nelle demonizzazioni che vengono fatte complottistiche su Moscopoli quindi Savoini, Murelli, Dughi, La Lega, eccetera, eccetera, questa, questa lezione è proprio indicata, spesso citata, ricordo, come, prova, come prova di un legame tra, eh, Salvini, e, tra Salvini e Putin, diciamo, attraverso... Attraverso quindi Dugin, attraverso Murelli, attraverso Savoini, mettiamoli tutti assieme, mm, come prova di quello che Claudio Gatti nel suo libro I Demoni di Salvini, chiama l'essere Salvini un agente di influenza di Putin in Europa. Perché Salvini è un agente di influenza di Putin in Europa? perché tra le tante cose lui ha fatto istruire sul populismo i suoi giovani leghisti da Alexander Dugin, probabilmente in una cosa, spesso suggeriscono, che sarà stata organizzata da Savoini alla fine. Com'è andata veramente? Qual è la realtà su tutto eh, questo che forse tu hai organizzato? Infatti niente di tutto questo, in verità Salvini non, non sapeva... Eh, poi era Ministro dell'Interno e quindi aveva sicuramente altri problemi, non sapeva assolutamente della, della nostra conferenza. Che nasce tutto a Varese, in verità. Nasce nella Sala del Cristallo, che sta là, eh, in una cena tra me e il responsabile giovanile Davide, un mio caro amico eh, dei giovani di Varese. E nasce col solo scopo di... Mh, come dire, di organizzare una conferenza formativa in tema politico che tra l'altro organizziamo ogni anno a Castello di Monteruzzo con ospiti differenti. L'anno prima probabilmente avevamo invitato Geminello Alvi e l'anno successivo io ho proposto Dugin che tra l'altro era impegnato in un tour in Italia con diverse realtà militanti, e, e quindi lo, lo abbiamo fatto per arricchire il. L'impianto comunque metapolitico dei giovani della Lega. Quindi, questo è stato in verità, anche se sembra strano e Gatti non ci crederà, ma è l'unico motivo per, per il quale abbiamo organizzato questo incontro, tra l'altro di una qualità. Anche accademica e didattica molto elevata, perché prima di, noi, prima di Dugin ha parlato un professore eh, di filosofia che ha studiato a San Raffaele, poi, poi lo stesso Dugin, e, ed è stato veramente di qualità. Ecco, eh, che poi alla fine Savoini giustamente è anche un amico di Dugin, hanno fatto collaborazione: non c'è certo. niente di male, può venire perché è amico suo, cioè, <ride> che, che deve esserci sempre dietro il marcio per forza. Esatto. <ride> Quindi, un'ultima un domanda: secondo te, da giovane che proviene dall'esperienza leghista, che però ha una cultura fortemente tradizionalista, che parte da Evola, eh, nella Lega di oggi, nei giovani leghisti, eh, come in generale, secondo te, se è conosciuta in media, è presa la quarta teoria politica? Secondo te, eh, la quarta teoria politica ha o può avere? Una presa, un'influenza sul leghista medio? Oppure in realtà, sì, magari, è una però è proprio un universo slegato che, che può anche coincidere in casi come te personalmente, ma di base è un altro mondo? Eh, allora, io credo che in realtà possa avere. Allora, la... Partiamo da, dalle basi, cioè che da quando abbiamo organizzato la, la conferenza con Dugin, che comunque ha avuto un respiro anche nazionale, in verità, eh. perché poi mi hanno contattato, ci hanno contattato anche da altre parti dell'Italia, penso da, da Roma, eccetera, per, per chiederci di più su, su Dugin, su come reperire la quarta teoria politica che al momento poi era esaurita e quindi era in ristampa. È stata ristampata di recente esatto, vero? di recente. Per cui sicuramente quella conferenza ha avuto un ruolo fondamentale per far conoscere il pensiero di Dughin che a mio avviso non è assolutamente in verità in contrasto con una certa anche cultura all'interno della Lega e la Lega probabilmente con la cultura ha un rapporto un po' particolare. E con la formazione culturale, soprattutto, ma credo che ci siano molti punti che invece erano stati anche intuiti allora e già conservavano dei, dei germi importanti. Eh, per esempio, la, la, la valutazione storica sul ruolo del, del, di, di un pensatore che si chiama Altusius, Altusio, che poi è, è, è uno dei, dei, dei fondatori de, di una politica diciamo premoderna in un contesto assolutamente moderno e parte, e, e, secondo alcuni è un... precede il pensiero federalista in, in sostanza e fu organizzata tanti anni fa dalla Lega una, una, una conferenza con Alain de Benoist che parlava esatto, che è un, è un riferimento per la quarta teoria politica in Europa è, è da tanti anni in verità e, e in cui si parlava della Lega. Del... Allora era insomma, a, a, alle prese con eh, riproporre il federalismo e il pensiero di Altusius. E quindi i germi alcuni germi c'erano già. Poi bisogna vedere quanto la cultura e la formazione culturale incide a livello partitico e sulla realpolitik. E questo è forse la domanda principale. Però che ci siano dei giovani o comunque un tessuto che può comprendere quei messaggi, quello mi sembra di dire di sì, in alcuni casi sì. Bene, guarda, a questo punto ti faccio una domanda che, perché so che dai, il nostro pubblico la vuole, facciamogli una concessione al pubblico, proprio tu privatamente vorrei... cosa ne pensi? Una, un giudizio politico insomma, su Salvini, leader della Lega. Eh, ti piace, non ti piace? Dove è forte? Dove secondo te magari sbaglia, cioè tu come, come lo vedi questo, questa figura politica? E anche dopo che, adesso, è stato ministro dell'interno e, e il suo futuro, il futuro della Lega. Tu sei ottimista, pessimista? Ne eh, hai una valutazione mh, positiva oppure mh, negativa? Come, come la vedi? Beh, allora credo che. Mh, che... Allora, il cambiamento che è avvenuto nella Lega a guida Salvini è un percorso a mio avviso di continuità, semplicemente la Lega per non scomparire si è ripensata dalle fondamenta ed ha iniziato ad affrontare... Eh, le tematiche fondamentali per il, nel, nel, nel terzo millennio e Salvini in questo ha avuto un ruolo fondamentale. Eh, la, la svolta a respiro nazionale della Lega, al focalizzarsi su alcuni temi, eh, per esempio quello dell'immigrazione, che in verità toccando anche l'aspetto del, delle, delle cause profonde, cioè il dumping salariale, molto spesso si parla di neoschiavismo e Salvini all soprattutto all'inizio in verità ha avuto il merito di introdurre politicamente questi concetti e di in qualche modo rompere anche se poi negli ultimi giorni magari... O forse con la manifestazione di oggi che non ho potuto seguire, magari non è più così. Ma in un certo momento si è riusciti a superare il bipolarismo destra-sinistra, e questo era pienamente nella, nella, nel solco del, dell'azione populista, quindi un'azione trasversale che sapesse attingere anche da, da un elettorato di sinistra, e quindi ne ho una valutazione abbastanza positiva, sempre se parliamo di una realtà politica e partitica, quindi. Penso che sia l'alternativa eh, più vicina, probabilmente, alle nostre posizioni. Ma la, lo prendiamo con assoluto distacco sul piano interiore, dove ci sono tutte altre categorie. Tu credi che il futuro de dell'Italia possa essere comunque nel populismo? Eh, C'è eh. una frase di Reinaldo nell'intervista che dice: Secondo la geopolitica, a guardare la geopolitica. Secondo me probabilmente l'Italia non sarà mai un Vabbè, paese certo. sovrano perché è Ma un certo. laboratorio e certo. ecco, tu, tu credi il futuro dell'Italia come, come paese sovrano e a livello del discorso ah, populismo no. no, il populismo però è stato un importante momento di rottura eh, di cambio di paradigma politico, o comunque è comunque stato un tentativo, eh, così come anche il sovranismo, poi eh, in verità credo che non, i, i tempi sono molto cambiati e eh, stanno cambiando molto più velocemente di come noi possiamo pensare, quindi credo che eh, qualsiasi forma di mh, tentativo di ripiego sulla dimensione del piccolo nazionalismo non può più funzionare, che la soglia qualitativa che eh, fa della sovranità la qualità giuridica dello Stato sia non più... Sul, abbassata sul livello dello Stato nazionale ma su un concetto di grande spazio e quindi anche il sovranismo dal mio punto di vista in questo è carente è un momento però di passaggio in cui si, si cerca di risolvere un problema tra periferia e centro in questo caso poteva essere l'Unione Europea e alcuni eh, e guadagnare una posizione maggiore sovranità rispetto a quella che sia attualmente ma le condizioni ideali non ci sono, cioè se l'obiettivo è tornare a, un a una piena sovranità io credo che questo non sia nell'orizzonte futuro possibile, credo che la perdita di centralità dell'Europa e dell'Italia nelle nuovi scenari globali sia un dato di fatto e quindi tu come, come è difficile a dire ma come vedi, come immagini i futuri scenari europei, italiani, anche eurasiatici diciamo, pensi che si possa fare qualche previsione oppure non, meglio non azzardarsi neanche a farla? Guarda, attualmente io non azzardo a farla perché qualche idea ce l'ho però mi riservo di parlarne in futuro in verità, non, quindi su questo non... Ti ringrazio eh, Alessandro. Eh, grazie. <ride> grazie. grazie, 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 grazie.